Bentornato, dottore Bentro. Perrone. Buonasera, Come va? Fa bentrovati. Bene, caldo? bene, bene. Sì, ecco, abbiamo avuto ieri un nubifragio che forse nella mia vita si è verificato 3-4 altre volte in 70 anni, quindi favoloso, pazzesco, proprio da stare sott'acqua. Oggi ha piovuto ancora, ma adesso è uscito il sole, come già pronosticato, previsto per le previsioni del tempo. E da domani dovrebbero cominciare delle temperature fra i 32 e i 36 gradi, invece, quindi c'è questo evaporare di tutta l'acqua che è stata riversata. Ma insomma, tutto bene, Bene, tutto bene. in queste situazioni è molto facile avere problemi alle gambe, Eh ma sì. solo le donne o anche gli uomini? Sono tutti predisposti ad avere queste cose, soprattutto col passare degli anni, però le donne sono nettamente più esposte a questi problemi, proprio per un fatto ormonale, un fatto anche di gravidanze, fra l'altro. Le cosiddette gambe gonfie, perché questi giorni molti, con l'aumento, nonostante la pioggia, nonostante il brutto tempo, con l'aumento enorme della temperatura, cioè da stare proprio in costume da bagno, cominciano a verificarsi rispetto al solito molti più casi in cui ci sono queste gambe gonfie, questi edemi in greco, dove si mette l'accento sulla terz'ultima, edemi in latino, dove invece l'accento va sulla penultima. Ma questa è una chicca, però così. Che demi. Edemi in francese, forse, se volessi dire. Quindi c'è questo aumentare di questi gonfiori che possono, non so se posso cominciare da fare degli schemi molto generali, che possono avere due origini, cioè locale, si dice, e generale. Cioè il gonfiore delle gambe può essere causato da malattia locale, malattia delle gambe appunto, o da una malattia generale, e le malattie generali che danno più frequentemente il gonfiore delle gambe sono lo scompenso del cuore, le malattie del fegato molto avanzate, la cirrosi, cirrosi epatica, e le malattie del rene molto avanzate, l'insufficienza renale molto di grande elevato. E come si può? Certo, uno dovrebbe fare mille indagini che sono sempre utili per valutare queste cose, però uno dei segnali che ci deve almeno far capire se si tratta di un qualcosa di maggiormente importante, di generale oppure locale, una delle cose che ci deve indirizzare è il fatto che le gambe siano egualmente gonfie, si dice simmetriche, oppure una più gonfia dell'altra, quindi sono asimmetriche. Che significa questa cosa? Non è un fatto scolastico, perché se la malattia, chiamiamola così, il disturbo è delle gambe, interessa le gambe, allora le due non sono gonfie egualmente, è una più gonfia dell'altra. Quindi, quando le vene si gonfiano, c'è una flebite, infiammazione delle vene, tutte le desinenze ite indicano infiammazione, colite, flebite, faringite, sinusite. Quindi, se c'è un'infiammazione delle gambe, nel 99% dei casi c'è un gonfiore maggiore a una gamba, minore all'altra. Mentre invece se la malattia è di tutto il corpo in generale, una cirrosi, uno scompenso cardiaco, cioè non si dovrebbe capire perché una gamba deve essere più gonfia dell'altra. La patologia è di tutto il corpo e quindi il gonfiore delle gambe viene a interessare simmetricamente, ugualmente le due gambe. Quindi questo è un primo modo per inquadrare la malattia, per capire, perché più grave chiaramente è una malattia generale dell'organismo, no? Mentre un danno alle gambe diventa un po' meno importante. Tutto è importante, tutto è fastidioso, ma insomma è meno a rischio di vita col passare del tempo. Quindi questa asimmetria oppure simmetria ci dice tante cose, ci dice dov'è la partenza della malattia. E un'altra cosa importante che noi vediamo tutti i giorni per poter pensare a una distinzione è il fatto che alcune persone ci dicono, però la mattina quando mi alzo le gambe sono quasi sgonfie, quindi il riposo della notte mi ha fatto bene. Ma non è il riposo della notte, è lo stare quando uno si dorme, no? Quando uno dorme,
lo stare con le gambe distese, tutte e due alla stessa altezza nel letto, che favorisce il drenaggio, lo svuotamento delle gambe. Allora la malattia è delle gambe, mentre invece se fosse stato del cuore o del fegato, dei reni, o disteso capo sotto, capo all'aria, o in qualunque maniera, il gonfiore non sarebbe scomparso per niente, o almeno l'incidenza della posizione distesa sarebbe stata molto minore nel miglioramento del gonfiore delle gambe. Certo. Per cui, sai, quando una persona dice mamma mia, le gambe tutte e due gonfie, una più dell'altra per la verità, ma la mattina sto molto meglio, poi forse mi affatico durante la giornata. No, durante la giornata non stai con le gambe distese, stai in piedi. Spesso le persone anziane che stanno sedute su una sedia, su una poltrona, su una sedia a rotelle, su quello che sia, il più del tempo non fanno jogging la mattina per potersi muovere questo sangue, e quindi naturalmente la colonna del sangue, il peso del sangue va a finire tutto per fatto a declive, va a finire proprio nelle gambe. Vedi persone, soprattutto anziane, dove lavoriamo noi, che hanno le braccia asciutte, il tronco normale asciutto, e poi le gambe gonfie. E allora, se fosse una malattia di cuore, perché gonfiano le gambe e non le braccia, e non il volto, e non altre cose? Sicuramente è un altro segnale il fatto che la posizione influisca. Quindi differenza fra una gamba e l'altra e importanza della posizione, perché stando distesi e in ogni caso non facendo gravare il peso del sangue tutto sulle gambe, nelle prime ore del mattino ci si trova meglio. E questo dovrebbe servire per chi ci segue, perché sai, mi stanno gonfiando le caviglie, in genere si comincia a dire, no? La parte più periferica, la parte che sta più giù, dove si accumula di più il sangue. Che sta succedendo? Allora, valutare se c'è una uguaglianza fra le due gambe, valutare se il riposo, lo stare all'americana, potremmo dire, con le gambe sopra il tavolo, con il cappello in testa e il sigaro in bocca, così usavano gli antichi cowboy, per dire, una posizione che fa riposare le gambe, che permette di svuotare meglio queste gambe, ci fa dire allora è un fatto venoso, è un fatto che è legato alle gambe, non più capaci di spruzzare, di svuotare questo sangue che arriva ogni momento della nostra vita a irrorare i tessuti delle gambe. Questo può succedere anche ai bambini? Beh, molto più difficile, vorrei quasi dire impossibile. E adesso cioè, i bambini che hanno le gambe grosse, magari quello perché sono ciccio te, però se gli rimangono così, che cosa potrebbe, cioè non potrebbe essere qualcosa che non succede solo agli anziani, ma avviene come una malattia, ecco, insomma. Ti dirò. Vabbè, però è rarissimo il fatto, perché ogni tanto spero che siamo ancora in linea, no? No, io ti sento perfettamente. Vabbè, perché è sparita me l'immagine. Certamente i bambini hanno un sistema circolatorio, arterie e vene, molto più elastico, molto più forte, insomma, appena nati, mentre col passare degli anni questi tubicini, che le vene sono più di raccolta, di reflusso, che non di passaggio del sangue, tendono a sfiancarsi, un qualunque vestito tende piano piano a perdere la sua elasticità col passare del tempo, dei mesi, degli anni, quindi i bambini difficilmente hanno questo. Hanno un po' di preoccupazione perché le gambe sono un po' più gonfie, ma un gonfiore che non lascia l'impronta, che non lascia la cosiddetta fovea, cioè la fossetta quando stai premendo le gambe. Quindi è più un fatto anatomico che porta ad avere più stasi linfatica, non è una vera malattia. Per cui nei bambini così è raro che succeda tutto. Invece, dicevamo all'inizio, nelle donne, soprattutto nelle donne che hanno partorito, perché le donne hanno dei tessuti più lassi, si dice, meno forti rispetto all'uomo, perché le vene poi, soprattutto nella gravidanza, tendono a gonfiarsi ancora di più, un po' tutti i tessuti diventano più
rilassati, non proprio in termini tecnici, ma diciamo tessuti tutti più lassi, il bacino diventa più grosso, il tessuto adiposo si accumula, e allora queste gambe spesso danno questo gonfiore che si cronicizza se poi non lo si recupera dopo il parto. Ecco perché ginnastica prima del parto e dopo, per tenere i tessuti un po' più elastici, più capaci di impedire questi fastidi. Nelle donne è molto più frequente. E allora tante nostre nonnine, ma non solo, anche madri, che hanno le gambe già un po' più appesantite, come comincia il periodo estivo o il periodo della temperatura più alta, hanno queste vene che si allargano ancora di più. Abbiamo sempre detto, se noi mettiamo una mano in una bacinella con il ghiaccio, la mano diventa biancastra, si chiudono tutte le arterie contro il freddo. Se la mettiamo su una borsa d'acqua calda, basta che ci bruciamo, però diventano rosse, rosse, larghe, tutte le vene che si trovano nella mano, stiamo facendo questo esempio, quindi il calore dilata, allarga le vene. E se ci sono già delle vene meno elastiche per gravidanza, per passare degli anni e per un fatto ormonale, il calore più facilmente trova la strada aperta e gonfia queste gambe. Quindi, classica, la vecchietta che sta seduta nella sua sedia, che sta facendo qualche lavoretto con la lana, quello che sia, un'immagine classica delle nostre zone, e che stando proprio seduta ore e ore a sferragliare, a fare piccole cosette, a preparare per il pranzo del giorno dopo con le fave, con tante di queste cose, fagioline, quello che sia, vedi con le gambe belle gonfie e il resto asciutto. L'estate, sedute al fuori dalla porta di casa loro, perché in casa fa caldo, veramente fa più caldo fuori, dovrebbe essere un'altra cosa. Ecco, questo è il concetto delle gambe gonfie, dovuto al danno delle gambe, cioè il problema periferico, cioè il problema delle vene. Ci sono le malattie delle quali abbiamo anche accennato in passato, che invece sono delle malattie generali. Quelle persone che hanno un fegato molto malato, la cirrosi epatica, che hanno il liquido nella pancia, hanno classicamente le due gambe gonfie, ma uguali, simmetriche, perché anche lì si accumula del liquido, perché nelle malattie del fegato molto avanzate, tipo la cirrosi, vengono prodotte di meno certe proteine che si chiamano albumine, e che servono invece per tenere il liquido più nelle vene, non al di fuori, nei tessuti che circondano le vene, nel sottocutaneo, nell'interstizio. Per cui quello è un gonfiore di una malattia importante del fegato, è sempre simmetrico, ha bisogno di tutta una cura molto impegnativa a base di diuretici e di albumina, appunto questa proteina che viene a mancare perché il fegato malato non la produce più nella quantità necessaria. La differenza tra gonfiore delle gambe e gonfiore, cioè dovuto a patologia delle gambe, e gonfiore dovuto a una patologia generale come quella del fegato, come esempio. Mi fermo un poco per non accumulare troppe nozioni. E quali possono essere, insomma, le cure a questo punto? Sì. La cura più importante che io faccio fare, sinceramente, quando mi contattano già dall'inizio della primavera, adesso non ci sono più le stagioni da noi, ma credo da tutte le parti del mondo, però se vogliamo fare una data particolare fra fine marzo e inizi di aprile, bisogna cominciare ad assumere per mesi, per 2-3 mesi almeno, queste sostanze che rendono la parete delle vene un po' più dura. Non è che possono farci diventare giovanissimi tutto un tratto, però sostanze che fanno in modo che non sia più così anelastica, così lassa questa parete delle vene, e quindi sono alcune sostanze che poi servono per formare anche i bypass, quando si fa un bypass al cuore, non solo, le arterie femorali, quello che sì, che sono il Dacron e il Teflon, queste due sostanze, Dacron e Teflon, che costituiscono i bypass, queste arterie o vene finte, chiamiamole così, posticce, che servono per l'interazione, con un nome commerciale che noi non dobbiamo dire,
almeno per quanto mi riguarda, oppure tanti estratti, sì, alcuni estratti di erba, lo ripeto questo, tipo un'erba che è la ortorutosidea, sono utilizzati per formare certi farmaci in commercio, anche di questi non facciamo nome, farmaci più usati forse, o almeno alla pari rispetto a quelli composti da Dacron e Teflon, nome commerciale sempre da non dire per quanto mi riguarda, e che devono essere presi, assunti già molti mesi prima per cercare di rendere questa parete venosa più resistente, più forte, perché col calore che dilata le vene, col sangue che pesa, che ristagna tutto sulle gambe e non sulle braccia o altrove, è chiaro che una parete meno resistente si slarca, tende a formare quasi dei laghi venosi, come si vedono certe vene varicose evidenti già dall'esterno. Chiaro che devi pensarci un po' prima, già negli anni, ma comunque nei mesi, proprio per aiutare l'organismo a essere più resistente nel periodo della calura. Il caldo non fa bene, quindi evitare di stare esposti tantissime ore con le gambe al sole. Possibilmente fare, per chi può, dipende poi dalla persona, se è anziano non ne parliamo proprio, così, fare delle passeggiate all'interno del mare, perché nel mare la colonna pesa di meno il sangue e per cui viene smosso più facilmente. Camminando, quindi contraendo i muscoli che spruzzano via il sangue, sangue diventato più leggero perché stai passeggiando con l'acqua oltre il ginocchio dentro al mare, stai smuovendo questo sangue che ristagna, intanto sta venendo arrivare del sangue più ossigenato, nuovo, migliore, e lo stai riportando in giro, facendo in modo che non ci sia un peso costante sulla parete di queste vene e non sfianchi le vene stesse, favorendo le vene varicose, la flebite, la flebopatia in generale. Quindi importante non essere esposto al sole. Qualche applicazione di acqua fresca, non ghiacciata, intendiamoci, altrimenti poi da ischemie, docce fresche fanno tutte bene. E il movimento che deve smuovere il sangue che ristagna nelle gambe. Invece, chiaro, nelle malattie generali, nella cirrosi epatica, nello scompenso di cuore, nell'insufficienza renale grave, poi ci sono le cure per quelle malattie che sono malattie di tutto l'organismo, che hanno fra i sintomi anche il gonfiore delle gambe, ma un'altra cosa. Noi le abbiamo nominate per poter immaginare. Se guardiamo le gambe, le caviglie gonfie, può essere un fatto, un piccolo segno iniziale di malattia più importante di tutto l'organismo, o un fatto legato alle temperature, alle vene che sono diventate meno elastiche, che tendono a far ristagnare più il sangue. Questa è la cosa più interessante ora che comincia il caldo, per poter sapere a chi rivolgersi, poter, non voglio dire allarmarsi di più o di meno, ma insomma avere già un concetto generale del perché queste gambe, queste caviglie in primis, si stanno... Senza allarmarsi ovviamente, esatto. Non è che... Esatto, sì. Però può essere una grande seccatura, ecco. Beh sì, perché poi, io ricordo anche di famiglia, no? Perché poi, passando gli anni, arrivando a certe età molto avanzate, e quindi ancora di più aumentando la sedentarietà, chiamiamola così, è chiaro che queste vene si gonfiano sempre di più, fino a formare delle ulcere nelle gambe, questo le persone molto anziane, fino a dare dei fastidi proprio metabolici, nutritivi ai tessuti stessi delle gambe, per cui non bisogna arrivare a questo. Adesso, per fortuna, rispetto al secolo scorso, chiamiamolo così, un po' tutti si è abituati a stare in movimento. Tante persone che fanno jogging dicono sono un po' fissate. Intanto quel movimento dei muscoli delle gambe ti fa spruzzare via quel sangue che ristagna e quindi favorisce la rimozione e la sostituzione del sangue, che invece se ristagna sempre lo stesso non fa bene ai tessuti. Quindi fare movimento, fare ginnastica, anche passiva nelle persone che sono bloccate a letto, no? Un po' di fisioterapia, di massaggi servono molto. Perfetto. Credo che sia molto. Mi sa, ecco. Oh.
Mi senti? Ok, perfetto, Sì, perfetto. ci siamo. Allora, mi sembra che anche questo argomento sia stato abbastanza sviluppato. Chiaramente, insomma, ci sono tante altre patologie delle gambe, però abbiamo toccato l'argomento di questo periodo, diciamo, no? Che può aiutare chi ci ascolta. Iscrivetevi al canale. Ancora aspettiamo commenti, speriamo, insomma, bisogna adesso cominciare un po' dopo l'estate, magari cominciamo a ingranare un po' di più. E ringrazio il dottore Perrone, come al solito. Grazie, grazie a Mi voi. raccomando, attenzione al nubifragio. È passato. Ok, e saluti a tutti. Saluti a tutti.